vista ieri sera alla televisione, ti ho subito riconosciuto. Ma chi diavolo è? Come stai? Si può sapere che cosa vuole? Robert, ma io sono Antonio. Io non la conosco affatto. Ma che stai scherzando? Nel 46, qua a Napoli. Ehi, Maria, tu e mia sorella Maria. Cercate Don Antonio e figlio. Sì, ma è abita qua. Donna Carmelina, tuo signore cerca vostro marito. Deve essere il fidanzato di vostra cognata Maria. Ah, sì, sì, fatelo salire. No! Virginia, a figlia Maria. Mi dica una cosa, come mai qui tutti mi conoscono? Il suo collega di poco fa, sua moglie, la sua portiera, tutti mi riconoscono molto più qui che a casa mia. Non capisco. La riconoscete? Come? Su tutta la lettera che avete scritta, dalla prima datata marzo 1946 a quella del Natale scorso da Beirut. Una più Natale valida. Scorso. Ma per me un vero capolavoro è quella del ciclone delle Filippine. No, papà, io preferisco quella del Vietnam. E perché? Quella del Bangladesh è poco bella. Aspetti un momento, com'è che ha detto l'ultima parola? Non venevo riduso. Io l'ho capita benissimo, tu mi hai detto vaffanculo. Può darsi. Sì, e allora vaffanculo tu. Maestro, i miei rispetti. Oh, buongiorno. Ubriaco, sono ubriaco. No, si strunza. Il nostro aereo giaceva in fondo all'oceano. Bisognava uscire e segnalare la nostra posizione agli elicotteri della Marina. Ero alla mercé di un pazzo. Una disgrazia. Quale disgrazia? Antonio, faccia chiamare Antonio. Può venire Antonio al telefono? Signor Graci. Non so dove. Anche il figlio è sparito. Cosa? Te le rompo a calci le palle se non parli. Come si chiama la ragazza di Giulia? Daniela! Dov'è Giulia? Portami da lui. Vada tua madre, al resto ci penso io. È sicuro che ci pensa lei? Vai! Giulia, è tornata Giulia! Maronna, grazie America! Lasciatelo! Robert! Fermo, 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 fermo! Lasciami! Ho detto che farò io! Lasciami! Com'è bello perdere tempo.